benvenuti ad una nuova puntata di Inner Talks, il format che sta provando a raccontare esperienze di cittadini, per lo più italiani, residenti all'estero. Ed oggi siamo in compagnia con Luca Cassetta, che è cofondatore e attuale presidente di AiRicerca, laureato in biotecnologie industriali presso l'Università di Milano Bicocca, e ha svolto il dottorato di ricerca in medicina molecolare, sezione immunologia, quindi una cosa che in questo momento, secondo me, è molto molto interessante da approfondire, all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, studiando l'interazione del virus HIV con le cellule del sistema immunitario. Si è poi trasferito a New York, quindi ha fatto un passaggio, diciamo, un po' più lungo, per un postdottorato all'Albert Einstein Medical College di New York, e attualmente stai dirigendo un laboratorio all'Università di Edimburgo, dove ti trovi. E, esatto. Quindi, diciamo, hai fatto un grande percorso di ricerca per arrivare poi in Scozia. E ho viaggiato molto. Sì, è stato un percorso interessante. È anche vero che ho cercato di dare fondamentalmente un po' di cambiamento a livello di quello che studio, a livello di ricerca. Appunto, ho iniziato a studiare HIV-AIDS, perché HIV è un virus che comunque è ancora uno, diciamo, abbastanza, è molto difficile da combattere, anche se ci sono appunto adesso numerosi trattamenti che possono mantenere, diciamo, controllare il virus nei pazienti infetti. E poi appunto ho deciso di cambiare completamente il settore, mantenere sempre come base l'immunologia, ma studiare più l'immunologia dei tumori solidi. Quindi quello che sto facendo, che ho fatto a New York, che sto facendo adesso, è principalmente cercare di capire come il sistema immunitario, quindi le cellule che combattono le infezioni, sia virali che batteriche, non riescono a combattere il tumore solido in maniera efficace. Quindi ci sono delle diverse tipologie di trattamento che adesso sono ormai a disposizione a livello clinico, che si chiamano appunto trattamenti immunoterapici, che hanno come principale funzione quella di riattivare il sistema immunitario all'interno del tumore per cercare di combatterlo. Io in particolare studio una particolare cellula che si chiama macrofago, e questa cellula, che è quella che nei cartoni animati di Siamo Fatti Così era quella che mangiava tutto fondamentalmente, non fa solo quello, non mangia soltanto, ma viene anche educata dal tumore per in qualche modo proteggerlo. E quindi in questo modo il tumore viene protetto dal macrofago, e il macrofago in qualche modo lo scherma. Quello che stiamo cercando di fare in laboratorio è cercare di rieducare questo macrofago, perché il macrofago può essere anche antitumorale, e rieducarlo in modo tale che si accorga che quello è un tumore e quindi attivi anche tutto il resto del sistema immunitario e riesca a combattere più efficacemente il tumore. Questo quasi, è un po'... quasi un approccio sociologico al, cambio esatto, di carattere. Rieducare il sistema immunitario. Esistono diversi modi per farlo, puoi usare appunto anticorpi o molecole chimiche che appunto possono rieducare questi macrofagi, però è anche vero che ogni macrofago che in qualche modo popola un tumore solido è diverso rispetto diciamo, all'organo in cui si trova, per cui un macrofago che si trova dentro il cancro al seno o dentro al pancreas, per esempio, è leggermente diverso. Quindi è questo che porta, diciamo, il concetto di medicina personalizzata, ovvero cercare di fare una profilazione del macrofago in tutti i tumori, in modo tale da avere delle terapie personalizzate a seconda del tipo di tumore che una persona ha. Però è una strategia abbastanza promettente. L'immunoterapia, almeno per quanto riguarda la riattivazione delle cellule T, che sono quelle che poi alla fine vanno a uccidere il tumore in maniera attiva, funziona. E in alcuni tumori, per esempio come il melanoma o il cancro al polmone, hanno dato risultati molto, molto buoni. Quindi c'è speranza, diciamo, in questo. E ovviamente la... ti stai occupando di ricerca in maniera... molto pratica, e tra l'altro leggevo nella tua biografia che, diciamo, sei stato il fondatore di un'associazione internazionale che appunto riunisce ricercatori italiani nel mondo, che è l'AiRicerca. Sì, fondamentalmente quando ero a New York, questa è un po' una storia interessante, perché eravamo a New York e ovviamente frequentavamo principalmente italiani, anche ovviamente anche altre persone internazionali, però il venerdì sera all'Albert Einstein Medical College c'era la beer night, quindi ci incontravamo, cioè, le birre erano $1, quindi si beveva la birra, e si parlava un po' di cosa potevamo fare per l'Italia. Mi ricordo che all'epoca, nel 2013, c'era appunto questo outbreak di notizie su Vannoni, su Stamina, il problema che appunto
si sentiva, diciamo, anche all'estero, anche negli Stati Uniti si sentiva questo. Ricordiamo che il metodo Stamina era un metodo in qualche modo imposto mediaticamente, no? la cui sperimentazione è stata imposta in via quasi mediatica, perché c'era il dottor Dannoni che per l'applicazione di questo vaccino, che doveva seguire un protocollo, in qualche modo si è provato ad accelerare proprio perché c'è una forte pressione della stampa, con dei risultati che non sono stati per niente. Diciamo che il problema principale che c'è stato in quel caso è stato sicuramente un metodo pseudoscientifico. La comunità scientifica aveva reagito dicendo: ok, se tu pensi che questo protocollo sia effettivamente buono, pubblicalo o comunque rilascialo e dallo appunto ai ricercatori, perché la ricerca funziona così: se tu scopri qualcosa di interessante, lo pubblichi su una rivista internazionale e comunque la gente ha accesso al protocollo, altri ricercatori cercano di effettuare le stesse ricerche e appunto riprodurre scientificamente il tuo dato, e se il dato è vero, altre persone lo faranno, sicuramente daranno credito allo scienziato che l'ha scoperto. Però è così che funziona la ricerca. Se invece non condividi il protocollo, la comunità scientifica inizia a storcere un po' il naso, perché decisamente c'è qualcosa che non va. Questo protocollo non è mai stato fondamentalmente condiviso, e poi si è visto un po', diciamo, cioè, sono fatti di cronaca anche quello che è Questo ci successo. riporta un po' ad oggi, no, alla fretta in cui in qualche modo vengono proposti i vari rimedi, soprattutto vaccinali, a quella che può essere la cura del Covid-19. E su questo aspetto ti voglio chiedere come il tuo lavoro oggi sia modificato, il tuo e quello dei tuoi colleghi. Sicuramente c'è tanta gente che vuole sapere informazioni che riguardano il virus in sé, e da quel punto di vista ovviamente è importante cercare di navigare attraverso la giungla mediatica in una maniera, diciamo, considerata. Quindi è sicuramente c'è un senso di responsabilità da parte dei ricercatori, degli scienziati, dei divulgatori scientifici, dei giornalisti, ma anche della società stessa, che in qualche modo deve essere sicura di non condividere post o informazioni attraverso i social media che non siano verificate o comunque non abbiano fonti, diciamo, un pochettino non troppo verificate, perché il rischio di amplificare informazioni errate è alto, soprattutto perché la gente a casa ha tanto tempo per stare dietro i social media, dietro la televisione, è preoccupata giustamente per il virus e quindi condivide tutte le informazioni che in qualche modo pensa siano legittime. Quindi, come ricerca, quello che stiamo cercando di fare è un grande lavoro di filtrazione, diciamo, di tutte queste informazioni, per cercare, diciamo, di dare al pubblico solo le informazioni che siano verificate, che abbiano senso, e ovviamente tante informazioni sono ancora non disponibili in maniera, diciamo, completamente sicura, nel senso che tante cose di questo virus ancora non le sappiamo. Un virus giovane è un virus che comunque ha appena fatto il salto nell'uomo e che quindi non conosciamo benissimo, come altri virus, altri coronavirus anche che circolano nella popolazione. Quindi quello che stiamo cercando di fare attraverso la ricerca abbiamo una pagina di divulgazione aperta a tutti che si chiama Erinforma, e attraverso quella pagina pubblichiamo tutte le informazioni o nostre che produciamo noi attraverso la nostra rete di ricercatori o attraverso siti che riteniamo essere appunto verificati, e le mettiamo a disposizione della comunità. Questo è quello che diciamo, facciamo per la popolazione. Mentre per quanto riguarda il personale sanitario, i dottori, abbiamo lanciato un progetto abbastanza grosso che si chiama IRIClip, che è appunto Covid-19, letteratura in pillole, e praticamente attraverso un team di diverse persone, che includono anche ricercatori cinesi che traducono in inglese, poi noi li traduciamo in italiano, gli articoli che producono lì, appunto in Cina. Diciamo, facciamo dei mini riassunti di tutte quante le pubblicazioni che escono e li mettiamo fondamentalmente in questi riassunti di massimo 500 parole, che consentono appunto al medico o comunque al personale sanitario che è coinvolto nella lotta al virus di leggere in maniera veloce quello che è stato riportato, quindi case report clinici o le ultime notizie su una particolare molecola che è stata testata, in modo tale che loro possano accedere senza leggersi tutto quanto il paper, che porta via un sacco di tempo, perché immagino non abbiano tutto questo tempo per leggere la letteratura scientifica, riescono ad accedere a questo tipo di informazioni. Questo progetto è in inglese e in italiano, è stato anche tradotto in albanese in collaborazione con i ricercatori albanesi, adesso probabilmente verrà anche tradotto in spagnolo, per poter, diciamo, unire le forze e cercare di dare il nostro contributo. Tu sei sposato, vivi ad Edimburgo da quanti anni innanzitutto?
Io sono a Edimburgo dal 2014, quindi appena abbiamo finito la nostra esperienza a New York, in realtà il mio capo si è trasferito a Edimburgo e quindi l'ho seguito. E poi da lì fondamentalmente abbiamo iniziato a fare la stessa ricerca che facevamo a New York e qui a Edimburgo. Mia moglie, anche lei, è una ricercatrice, si occupa di più che altro di cellule staminali, quindi come capire come ricreare le cellule staminali che danno origine a tutte le cellule del sistema immunitario in laboratorio per cercare di, per esempio, avere trattamenti che in qualche modo evitino il trapianto di midollo osseo in pazienti con leucemie e quindi in qualche modo diano fondamentalmente nuove strategie terapeutiche per il loro trattamento. E Tua ho un moglie, figlio, perdonami, anche lei italiana? anche lei italiana, sì, Samantha Mariani, sì, anche lei italiana. Ci Quindi. siamo conosciuti a Milano, in realtà, durante il dottorato. Siamo andati negli Stati Uniti insieme, io sono nato a New York, lei è andata a Filadelfia. E poi dopo questi 3 anni di Stati Uniti siamo tornati entrambi a Edimburgo, anche lei lavora all'Università di Edimburgo e abbiamo un figlio di 2 anni, Leonardo, e quindi la nostra vita Leonardo è... che è scozzese. Leonardo è, diciamo, è italiano di cittadinanza, però sì, parla due lingue ormai, già parla due lingue anche se ha due anni. Volevo chiederti come state vivendo, lavorando tra l'altro nella stessa struttura, proprio la giornata, vi svegliate, c'è vostro figlio che chiaramente forse non ha ancora introiettato il lockdown, ma No, magari no, è in casa noi... e poi dovete scendere per andare al lavoro. Tutto questo tragitto cosa accade? Edimburgo com'è cambiato intorno a voi? Edimburgo devo dire che anche qui la situazione adesso è un lockdown, diciamo, in cui si può andare, diciamo, al lavoro per carattere di necessità, si può uscire però 1 ora al giorno massimo, per fare attività fisica. E appunto quando si esce bisogna mantenere quello che viene chiamato social distancing, quindi stare distanti almeno 2 metri dalle persone che non si conoscono, che non appartengono al nostro nucleo familiare stretto. Però devo dire che Edimburgo è una città, a parte il fatto che è una città abbastanza ristretta rispetto in termini di popolazione, rispetto a città come Londra, che fa circa 600.000 abitanti, quindi non è grandissima, però devo dire che se guardi dalla finestra non vedi praticamente nessuno, quindi la gente è molto molto rispettosa di questo nuovo regime, diciamo, di lockdown. Noi adesso in realtà siamo in regime di smart working, perché l'università per adesso è completamente chiusa, a meno che non si facciano esperimenti su Covid-19, e quindi ho diversi colleghi in realtà che stanno, visto che il nostro laboratorio è praticamente attaccato al Royal Infirmary, quindi all'ospedale di Edimburgo, ricevono campioni clinici da pazienti infetti, quindi più che altro sangue o altri liquidi biologici, e li analizzano per cercare di, appunto, cercare a livello immunitario come, appunto, questo virus altera la risposta immunitaria, perché uno dei problemi principali del virus è quello che, appunto, sto leggendo in maniera costante ultimamente, è il fatto che nella fase 3, diciamo, del virus c'è una risposta immunitaria esagerata, appunto quella che viene chiamata cytokine storm, quindi una tempesta di citochine, per cui il sistema immunitario cerca in qualche modo di combattere il virus nel modo più forte che può, ma questa tempesta di citochine poi ti porta fondamentalmente ad avere crisi respiratorie ed è quella che è responsabile poi della sindrome COVID-19, perché in realtà c'è anche un problema di nomenclatura, che il virus in sé si chiama SARS-CoV-2, quindi, ma la sindrome relata al virus si chiama COVID-19. All'inizio c'è principalmente una fase infettiva dove il virus si propaga, e poi appunto nella fase 3, che è la fase più pericolosa, che è quella che poi porta purtroppo alla morte del paziente, è la fase in cui c'è una risposta immunitaria esagerata, che è appunto questo cytokine storm. Quindi quello che si sta cercando di fare nel centro di infiammazione dell'università dove lavoro è cercare di capire come appunto controbattere, perché la responsabilità di queste citochine, di questi diciamo fattori proinfiammatori sono cellule del sistema immunitario, anche macrofagi, cioè le cellule che studio io, e quindi quelle che sono responsabili per la produzione di quelle che vengono chiamate citochine proinfiammatorie, e sono quelle che fanno danni, perché in qualche modo il sistema immunitario cerca di controbattere, ma lo fa in maniera incontrollata, e quindi questo ovviamente ti porta ad avere una over risposta immunitaria, un po' come Ma una È come se parlassimo di un rigetto a un organo che non viene riconosciuto, quindi quella risposta immunitaria lì, una risposta immunitaria eccessiva. e quindi chiaramente questo potrebbe essere una delle motivazioni per cui la popolazione anziana è stata più colpita.
Quello potrebbe essere sicuramente, e ovviamente ci sono tanti altri fattori anche legati all'ipertensione, al diabete, e sicuramente l'età è anche uno dei fattori. Non posso, diciamo, andare oltre questo perché non sono un medico, Non quindi è il non posso campo. entrare Però in... volevo chiederti una cosa al riguardo. Se a Edimburgo, chiaramente, sia il referendum per l'indipendenza, sia la successiva Brexit, sta credo riproponendo in qualche modo sempre di più il tema dell'indipendenza, della Scozia dal Regno Unito. Credo che il comportamento iniziale di Boris Johnson, che aveva proposto l'attuazione di immunità di gregge, che poi chiaramente l'intera comunità scientifica, e voi tu, firmatari di un appello per rivedere questa politica che poi è rientrata, senti che questi ultimi eventi stiano facendo cambiare un po' l'umore da parte degli scozzesi, oppure credi che in qualche modo questa possa rientrare per feeling, diciamo, senza addentrarci in un'analisi politica, in una nuova richiesta di indipendenza? C'è ovviamente questo sentimento di indipendenza, soprattutto causato dal fatto che se vedi il voto Brexit, ma anche il voto nazionale politico, c'è uno scostamento praticamente netto tra la Scozia e tutto il resto della Gran Bretagna. Il sentimento di indipendenza è sicuramente ricreato. Io sono stato nel 2014, presente al primo referendum, quindi ho sentito un po', diciamo, il clima che si respirava. All'epoca era un clima di indipendenza, diciamo più che altro di pancia, quindi molto, molto, diciamo, emozionale. Tra l'altro Però un referendum perso per pochissimo. è stato perso per pochissimo, quindi sicuramente. Però era anche vero che io sono andato a diversi dibattiti, e non sembrava che ci fosse poi un piano ben preciso di cosa sarebbe successo dopo. Nel senso che la gente chiedeva: ok, c'è il referendum, cosa si fa nel caso in cui la Scozia diventasse indipendente? Non c'era un piano, cioè cosa si fa? C'è una nuova costituzione, nuove leggi, non si sapeva bene. Quindi era più una cosa di pancia, perché proprio c'è questo sentimento patriottico del sono scozzese, voglio avere il controllo del mio territorio. Devo dire che adesso in queste situazioni di lockdown non sento questo discostamento, ho sentito più un discostamento generico nei confronti della reazione che il governo britannico ha avuto nei confronti della gestione del virus, nel senso che erano tutti quanti molto preoccupati del fatto che appunto Boris Johnson e in generale il governo britannico facessero queste, diciamo, affermazioni un po' così, un po' né bianco né nero, un po' grigie sul fatto di come gestire la situazione, dando questi numeri, 60% di immunità di gregge. Appunto la comunità scientifica chiedeva principalmente: datemi o fateci vedere qual è lo studio, quali sono i numeri attraverso i quali siete arrivati a questa conclusione. Perché 60%? Perché non 65? Perché non 50? Perché non 70? Poi cosa è successo? È successo che l'Imperial College ha praticamente rilasciato un gruppo di scienziati epidemiologi molto serio, appunto si chiama Covid Response Team, si può trovare online tutti questi documenti. Hanno pubblicato un documento molto dettagliato, che in qualche modo prevedeva diversi scenari, e lo scenario in praticamente in cui non si faceva niente portava alla morte di milioni di persone. E quindi questo tipo di dato, okay, ha secondo me creato un pochettino di più consapevolezza anche al governo britannico, che ha un po' fatto marcia indietro e ha iniziato a applicare le stesse misure che gli altri paesi europei stanno applicando. Forse leggermente più tardi rispetto agli altri, adesso siamo ancora in una fase in cui abbiamo circa 800 morti al giorno, nonostante siamo in una situazione di lockdown, quindi comunque la gente non si muove. Speriamo che i numeri scendano presto, perché appunto siamo tutti molto molto preoccupati del fatto che appunto ci siano tutte queste morti. Adesso siamo ancora in una fase di altre 3 settimane di lockdown, poi verrà revisionato. Se i numeri scendono e se appunto il picco viene raggiunto, dovremmo cercare di entrare anche noi nella fase 2. Però la fase 2 è un pochettino complicata, perché comunque non avendo appunto adesso un vaccino, un trattamento efficace contro il virus, l'unica cosa che si può fare è cercare di mantenere il social distancing, cercare di riattivare le attività produttive chiave per mantenere attivo il paese, ma non si risolve con uno schiocco di dita. Cioè, se dal 4 maggio si dice il 5 puoi riuscire, non è che possiamo tornare a fare la vita che potevamo fare prima. Bisogna stare molto attenti, quindi ci sono Infatti, tutte queste. questo credo sia uno dei dubbi che sta attanagliando un po' tutti quanti. Noi ci rendiamo conto che forse tutte, chi più chi meno, ma praticamente in ogni paese, no? Ne discutiamo prima, da un punto di vista sociologico diventa veramente interessante anche capire in che modo,
tutti i governi che sono trovati sostanzialmente a dover operare la stessa azione, che plausibilmente si è compreso fosse quella di un lockdown più o meno rigido, sono trovati a proporre soluzioni diverse, a operare modelli comunicativi diversi e quindi a trovare anche una risposta da parte della popolazione sostanzialmente diversa. Certo. Quindi, è anche vero che ti devi confrontare con culture e appunto società leggermente diverse, quindi non si può, probabilmente ogni stato ha applicato le regole che riteneva essere più adatte al tipo di società che aveva fondamentalmente. Però come dico... Tu credi in qualche modo che anche l'approccio iniziale di Boris Johnson era legato all'idea, no, in qualche modo libertaria che poteva avere l'Inghilterra, però poi tolta quella fase iniziale ha dovuto operare nel pratico come bene o male tutti gli altri paesi. Sai, ti dico se comunque tu ragioni, è sempre una questione di dati. Forse noi siamo molto influenzati anche da questo, ma se tu hai dei dati precisi che ti dicono il 60% delle persone deve prendere il virus per un'immunità di gregge, e a quel punto la gente è protetta, schermiamo le persone over 70 per 2-3 mesi, e questa è la tipologia di... Se hai dei dati precisi, che in qualche modo comunque abbastanza attendibili, ok, va bene, è una tua scelta, va benissimo. Quello che alla fine si contestava era l'immunità di gregge presuppone fondamentalmente una cosa molto importante, cioè presuppone che tu sappia che dal virus SARS-CoV-2 tu diventi immune in maniera abbastanza potente, diciamo, comunque a lungo termine. Questi dati non sono ancora così certi, quindi fondamentalmente presupporre un'immunità di gregge era fondamentalmente un po' un azzardo. Soprattutto il numero, 60%, non si sapeva perché 60%. Se tu pensi che l'immunità di gregge in vaccinazione, per una vaccinazione, l'immunità di gregge arriva fondamentalmente dopo il 98% di casi di copertura. Quindi se quando praticamente il 98% della popolazione è coperto, si parla, diciamo, indicativamente di immunità di gregge. Se scende di 2 o 3 punti percentuale, e va sotto, per esempio, ti dico, 95%, già l'immunità di gregge inizia a incrinarsi. Questo però è in un regime dove c'è una vaccinazione, quindi fondamentalmente dove tutta la popolazione ha ricevuto un'immunizzazione attraverso il quale un virus particolare non può più intaccare la popolazione, quindi anche le persone più deboli, immunocompromesse, vengono protette. In questo caso, non essendoci una vaccinazione, tu ti aspetti che il 60% delle persone si infettino, però non hai comunque il dato che, uno, la persona viene protetta e, secondo, non abbiamo una vaccinazione. Quindi questi dati non erano basati su un fondamento scientifico valido. E questo, diciamo, è stato comunque un rischio enorme in un altro momento storico, probabilmente volendola valutare a 360 gradi avrebbe potuto causare molti molti più danni di quelli che probabilmente, diciamo, già causato, almeno sentendo quelle che sono state le analisi. Certo, perché comunque comunque il rischio, la gente sta morendo comunque, quindi comunque gli epidemiologi hanno già previsto comunque un certo numero di morti, e purtroppo questa cosa non la puoi evitare. Edimburgo, la situazione nello specifico com'è? Allora, qui adesso ho controllato stamattina, ci sono circa 1024 casi nella nostra regione, però anche lì la questione di positività è sempre relativa, nel senso che comunque ogni stato, in qualche modo ogni regione, ha un diverso concetto di positività. Qui, per esempio, sono solo le persone che sono ospitalizzate, quindi se sei ospitalizzato con sintomi gravi ti viene fatto il test, o questo famoso tampone, diciamo, e ti viene detto se sei positivo o no al virus. Però ci sono tante persone in regime di self-isolation, quindi sono a casa loro, che hanno i sintomi, probabilmente hanno il virus, immaginano di averlo, ma non lo possono sapere, perché comunque i sintomi sono molto anche simili per alcuni aspetti all'influenza, o comunque appunto a questo tipo di altri virus, e bene o male questi dati non sono sommersi, quindi non sai benissimo quanta gente è infettata. E ovviamente la percentuale poi di mortalità che viene calcolata è basata su di quali numeri, cioè bisogna stare molto attenti ai numeri in questo momento. Quindi quando si fa una comparazione tra diversi stati bisogna sempre stare molto attenti anche a trarre conclusioni, perché comunque ogni stato utilizza i numeri in maniera diversa, anche i morti, ci sono alcuni paesi che dicono morti per Covid, morti con Covid, cioè diciamo che in questo momento, secondo me, bisognerebbe semplicemente cercare di stare un po' tranquilli sui numeri, sulle curve, e lasciare parlare solo persone che abbiano, diciamo, che sanno quello che stanno dicendo. Quindi, il che sembra, diciamo, un problema
quasi risolvibile di questi tempi. Il fatto di magari di provare a fare domande, sì, ma non trarre conclusioni affrettate da numeri che non si è capaci di leggere. Fare domande è lecitissimo, secondo me tutti quanti dobbiamo sempre farci domande e tutto quanto, però il problema, secondo me, che si sta creando in questi ultimi anni, e questa è una cosa un po' più ampia, e noi l'affrontiamo molto spesso anche con la ricerca, cerchiamo di dare un po' questo tipo di informazione, è il fatto che non è che per forza tutti possono parlare di tutto. Tutte queste informazioni errate sul fatto che il virus cinese l'hanno inventato i cinesi, o è stata un'arma chimica che è sfuggita in un laboratorio, o il 5G che trasmette il virus. Fondamentalmente c'è un elemento fondamentale che dobbiamo considerare nel complotto, che è la paura. Cioè la gente ovviamente ha paura. Abbiamo paura del virus, abbiamo paura della morte, abbiamo paura dei tumori, abbiamo paura di morire. È giusto, ok, perfetto. E quindi psicologicamente cosa si instaura? Si instaura un meccanismo attraverso il quale il complotto in qualche modo ti dà un pochettino di speranza, ed è strano da dire, però perché ti dà speranza? Perché fondamentalmente se tu pensi che esista la cura per un qualcosa, ma la gente te la nasconde, tu pensi la cura esiste, però c'è qualcuno che me la nasconde, quindi potenzialmente io potrei accedere a questa cura. Certo, Mentre se certo. io ti dico che la cura per un determinato tumore non c'è, semplicemente muori, ovviamente è molto più sterile, molto meno, non ti dà speranza. La stessa cosa per il virus, no? Il fatto di dire che il virus cinese è stato creato in laboratorio, ti dà in qualche modo questa sicurezza psicologica di pensare che il virus in qualche modo l'abbiamo creato noi umani. Mentre se ti dicessi Cioè, che ne in abbiamo realtà... controllo tendenzialmente, abbiamo controllo su una Esattamente. cosa che è Invece io ti dicessi incontrollabile. che è una cosa purtroppo normale e c'è Certo. ricombinazione genetica, negli animali il virus ricombina e poi fa il salto di specie, va nell'uomo e ogni tot anni uno di questi virus è letale per la popolazione umana. Vedi appunto le varie influenze H5N1, H1N1 che sono state appunto hanno portato morte in tanti durante gli anni passati. È un po' più e non abbiamo il controllo di questo virus, che noi ci metteremo tanto ad avere un vaccino. Questa cosa in qualche modo ti disturba psicologicamente. Quindi, dal punto di vista psicologico, posso capire il perché la gente vuole pensare a questo, però è anche vero che appunto bisogna stare molto attenti perché appunto questi complotti poi possono essere utilizzati in maniera diciamo illegale da persone che magari ti dicono sì, è vero, prenditi questa pillolina, la paghi 10.000 euro, la prendi e ti passa tutto, utilizzando la debolezza psicologica delle persone. Questo è criminale e c'è tanta gente che lo fa purtroppo. Vedi tutti questi trattamenti miracolosi, tu metti cancro e terapie miracolose su internet e viene fuori di tutto. Il bicarbonato, il veleno dello scorpione, c'è di tutto, c'è di tutto. Quindi è una responsabilità nostra di ricercatori, della stampa, dei divulgatori, della società, dei politici stessi che dovrebbero in qualche modo cercare di fare il loro mestiere senza andare in settori dove utilizzi le debolezze delle persone per poter fare propaganda politica, scientifica. Non voglio risultare troppo pessimista, però diciamo, credo che sia più semplice magari trovare domani mattina in 5 minuti il vaccino per curare i sintomi del Covid-19 piuttosto che evitare che i nostri politici utilizzino in maniera strumentale l'ennesima emergenza. Guarda, ti dico, Diciamo. io sono rimasto colpito. Qui, per esempio, in Scozia fanno una cosa, secondo me, abbastanza buona, che a livello delle primary school, secondo me, quello è il segreto. Il segreto è l'istruzione e fondamentalmente l'educazione delle giovani generazioni, perché alla fine è quello. Cioè, adesso bisogna, secondo me, istituire corsi, magari ci sono già nelle scuole primarie italiane, non lo so, io non vivo in Italia da anni, però la gestione dei social, il cercare di capire come fare a gestire, anche la responsabilità legale, tu ne sai meglio di me, noi abbiamo pubblicato un articolo tempo fa su Erinforma sulla responsabilità legale di quello che si dice e si fa su Facebook. Collaboravamo con uno studio legale e questo studio legale ci ha fatto, diciamo, diversi esempi di denunce e appunto di diversi casi che sono andati poi a livello penale o comunque civile, di gente che ha diffamato altra gente su Facebook. Quindi la gente non realizza che sui social c'è la vita reale, in realtà quello che dici è fondamentalmente qualcosa che potrebbe essere anche proseguito a livello legale. Il punto è che, sì,
sembra, come dire, che uno sia sui social e non sia un'emanazione diretta della possibilità di parlare. Esiste la Esattamente. diffamazione a mezzo diverso dalla stampa, se diciamo, vado a memoria dovrebbe essere il 595,3 del codice penale. E mi sono trovato spesso a chiudere anche io, come dire, situazioni in cui persone che di punto in bianco, cioè, no, ma io non ho fatto niente, quasi spaventate, e gli, come dire, all'interno di un determinato processo cognitivo gli si faceva comprendere che sì, magari uno si sente un po' leone dietro la tastiera, però poi dopo quella è vita reale, dall'altra parte dello schermo c'è qualcuno che si può sentire offeso, minacciato, e in generale qualcuno che leggendo una fake news condivisa, quindi semplicemente anche leggendo un'informazione che potrebbe essere vera, ma di cui non abbiamo verificato la fonte, stiamo di base commettendo un'ingenuità che può costare cara a tutti quanti. E quindi sottolineo, prendo quello che dici tu e ne approfitto innanzitutto per i mille spunti che ci hai dato per ringraziarti. Volevo tra l'altro ringraziare anche il professor Carlo Pirozzi dell'Università di Edimburgo che ci ha messo in contatto e ringraziare il portale Difesa d'Autore e Subcala Sonora che ci stanno dando spazio per queste puntate di Inner Talks. Lascerei a te l'ultima parola, semplicemente ricordando che invece il giorno 24 aprile saremo in collegamento al Brasile con Luigi Spera, quindi cerchiamo di allargare anche all'extra Europa questi nostri incontri di Inner Talks. Luca, grazie mille e lascio a te la parola. Grazie mille a voi e appunto se volete visitare il nostro sito, almeno potete guardare appunto i link che postiamo, quindi aerricerca.org o Aerinforma, la pagina e appunto il nostro progetto che è principalmente su COVID-19 o SARS-CoV-2, che è AeriClip, lo trovate sul nostro sito internet. Quindi grazie mille e alla prossima.